Preghiera a San Tommaso Apostolo. O caro e glorioso San Tommaso, tu sei il modello perché hai creduto. Con il tuo esempio, aiutaci a seguire sempre Gesù e a riconoscerlo maestro di verità. O caro e glorioso San Tommaso, tu hai creduto perché hai veduto. Con la tua intercessione, aiutaci a credere anche senza vedere e a sperare oltre ogni umana possibilità. O caro e glorioso San Tommaso, tu hai veduto perché cercavi. Con il tuo coraggio, aiutaci a cercare Gesù sopra ogni cosa e nulla anteporre al suo amore. O caro e glorioso San Tommaso, tu hai cercato perché amavi. Con il tuo esempio, aiutaci ad amare Gesù sopra ogni cosa e a servirlo nei nostri fratelli. O caro e glorioso San Tommaso, tu hai amato perché fosti scelto. Con la tua presenza, aiutaci ad apprezzare la vocazione cristiana e a condividere.
per il pronto suministro della Chiesa nella parte dell'acqua con la parola della fede. Spirito, gloria a te, che dalle acque del battesimo si fai riemergere come primizia della nuova umanità. O Dio, che la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, in questo giorno, memoriale della risurrezione, festa della fede vostra, benedici il popolo qui presente, e la vita che non permette su quest'acqua, il ricordo e la grazia della prima Pasqua nel nostro battesimo, per Cristo nostro Signore. Hai operato gli inizi della prima
sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando verrà il paraclito e io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dire, ma per il momento non siete capaci di portarmi in peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli vi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Contenuta delle lettere di Paolo e di altri apostoli.
nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, si dicono alcuni di questi orizzonti, proprio da Dio. Qualcuno mi deve dire, tra noi e lui, però non sono con la quale riferimento a Gesù, aiutare lui come luogo nel quale crescere, significa aiutarsi all'amore, alla gioia, alla pace, alla magnanimità, alla benevolenza, alla bontà, alla fedeltà, alla ricchezza, al dominio di sé. Questi sono alcuni dei bisogni che si schiudono se noi viviamo in questo luogo. Insomma, non è vero che si scontrano altre cose, i soldi, la carriera, i cervelli, avete visto come la metto, per non fare altre cose. E vi capisco che possiamo essere un po' più in parte. Come vedere queste parole in più? Bontà oggi, amore oggi. Questi bambini sono confermati in questa chiamata, all'interno di questo luogo che è la vita di Gesù, conoscere la sua vita, le sue parole, i suoi sentimenti. Schiudersi a un orizzonte molto, molto alto, bellissimo. Adesso una cosa per i vostri signori, i vostri amici, i miei figli. È vero che noi siamo, ci abbiamo provato a quando eravamo ragazzi, soprattutto ciò che non abbiamo sognato. Abbiamo sognato di mostrare la città, proprio su queste cose qua, volevamo farci una famiglia, volevamo avere un lavoro che potesse servire anche agli altri, che potesse essere di aiuto, volevamo un desiderio. Può darsi che invece la vita sia stata molto, molto più impegnativa e che sia successo a noi quello che è successo a cui è mai capitato di scendere verso il cielo e verso il cielo. E ci speriamo di avere la tua proposta di domani, se tutti la segnali. Ecco, una cosa bella di fare i cristiani è che questi orizzonti non si vedono mai. Però voglio dire, non creiamo i nostri ragazzi in questi orizzonti. Vuol dire non creare un mondo per la stessa vita, vuol dire non studiare nel senso di tutte le cose di oggi, cioè dell'economia, della finanza, dell'isolamento, della solitudine, dell'individualismo. Ma se noi dobbiamo dire come dobbiamo ciò che è meglio, ciò che è straordinario, il mondo di noi, e gli errori, anche gli errori, dovremmo connettersi con il mondo e aiutare questo luogo che, come vedo, il giorno della Pentecoste è il contesto di scegliere lo spirito, uomo, entusiasmo, gioia. La seconda cosa, a noi si permette la cosa che è la funzione di uso sulla terra umana, o come mi pare. Che non è tanto se per la funzione di uso, perché come se non avessi un posto di uso della qualità cosa. E l'altra cosa è questa, oltre ad essere confermati dentro questa chiamata
ma Gesù manda un micro di noi per non avere tanto proprio su queste cose che non esiste, è troppa la situazione. Per le cose che usiamo per il mondo, troppo forte. Ora, c'è una storia che si può fare in tanti secoli e i cristiani alla fine di questo concetto. Ma non è questo il tipo che non può rispondere a un concetto, a un obbligo. Ci va perché nessuno lo fa, no? E per restare lì. In questi con lo sguardo e cuore di istruzione. Altrimenti, dopo non ti riusciamo, vediamo sia tutti tanto di farlo in forma. A un certo punto, a queste cose che stiamo parlando, ci sembrano tutti. Non è più la sensibilità, non è più l'orecchio da cosa ascoltare. Come faccio anche il giornale e ci sia domenica di fronte per giocare sulla notizia che ci deve ascoltare. Perché non si interessa? Non mi si interessa, quindi poco. Mi interessa invece di preoccuparsi invece di un percorso progressivo come il sito al cielo. E queste cose adesso non potete portarmi in peso. Non mi manderò lo Spirito Santo. Che è l'unica la professione. Ecco, allora, l'Eucaristia che celebriamo oggi, per la prima volta partecipata, anche nutrendoci di questo pane e di questo vino delle grazie. Implica un sostegno che ci viene dato, un sostegno dato da Gesù e dato dalla comunità. Questa è la cosa importante per le donne, anche se non è un gruppo di donne se verga o verga dai bambini che vengono in chiesa. E che guardi non c'è e non c'è, non per cercare, ma perché a volte c'è bisogno di importanza. Sia che c'è, sì, qui c'è un caso di governo che è messo per il paese della comunità, un momento che crea amicizia tra le comunità, un momento che si sostiene nel nostro cammino su questo grande orizzonte. Adesso non ascolterete tutte le ringrazie, gesti, secondo me, esattamente anche loro che si parla di una presa della mia comunione, esattamente come un posto per il mio piano e il mio cuore di parte del Alessandro.
Thank you.
Dio, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo e il nostro Vescovo, che è nella della fede e dell'amore fino alla venuta di Cristo, preghiamo. Del mondo intero, perché tutti gli uomini che chiamano Dio lo creatore e padre si riconoscano fratelli, persi nel guerra e le discriminazioni di razza o di nazionalità, e tutti cerchino con lealtà il regno di Dio, che è pace e gioia nello Spirito Santo. Preghiamo. O Padre, spiegato lo Spirito Santo agli apostoli, e permetto di esse e dei loro successori ai voluto trasmetterlo a tutti i membri della tua Chiesa. Esodici la nostra preghiera, e continua oggi nella comunità dei credenti, in 12 che il popolo è operato all'inizio della tentazione della legge, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Signore nostro Gesù Cristo, della potenza dello Spirito Santo, fai vivere i santissimi universi e continua a lasciare in voi il materno e dall'Oriente all'Occidente opera il tuo nome in servizio per te. Ti preghiamo di te, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché il vento del corpo e il sangue del tuo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Egli, nella notte in cui veniva per tutto paese di Padre, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Senato prese il calice, prese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in benedizione di Cristo. Fate questo in memoria di me.
Gesù, e detto ai tuoi apostoli mi lascio la pace, e do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le comunità di pace secondo la tua volontà, tu che vivi e nei secoli del Signore. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.
la partita di oggi, la ricerca di questa celebrazione.